i ragazzini, i bambini con la mia maglia al palazzetto, una gioia immensa per me, dà grandissima emozione, perché cioè, è come se mi ricordassi quando ero piccolo che guardavo giocare i giocatori della Serie A, li vedevo come dei miti, quindi per me significa tantissimo. Come primo anno in Serie A è stato sicuramente una grandissima stagione, perché dobbiamo ricordare sempre da come dalle aspettative iniziali. Insomma. Inizialmente l'obiettivo dichiarato era la salvezza, poi dopo l'appetito viene mangiando e quindi il fatto di essere usciti ai playoff con Sassari è quasi una delusione, però in realtà è comunque stato un grandissimo successo. L'unica amarezza, appunto, è il fatto di aver avuto il fattore campo e di non averlo sfruttato a pieno. Noi puntiamo ad andare sempre più in alto, come abbiamo dimostrato, però non dobbiamo mai pensare a fare il passo più lungo della gamba, dobbiamo continuare come abbiamo fatto, a mantenere la testa bassa e fare sempre il nostro, come abbiamo sempre fatto, insomma, con le stesse dinamiche e la stessa mentalità. Io ho sempre avuto il 14 come numero di maglia, quindi fino a quando ero piccolo ho sempre avuto il 14 perché è la mia data di nascita. Poi quando andai in nazionale under 20, il 14 ero occupato da, adesso non, mi sembra da Scrotta, mi pare, perché era da più anni in nazionale, e quindi dovetti cambiare numero e pensai, cioè il 7 mi è sempre piaciuto, la metà di 14 avevo preso il 7. E poi alla Snyder si ripresentò lo stesso problema e da lì ho sempre tenuto il 7, anche perché adesso lo sento come il mio vero numero, insomma. Per quanto riguarda il rapporto con la città è splendido e mi sento quasi come a casa, quindi poi anche la ragazza, quindi è bellissimo per me stare a Trento. Questi anni ovviamente la società era già anche negli anni precedenti, anche al mio arrivo, che lavorava su questo e adesso sta raccogliendo i frutti di questo lavoro. Ed è il risultato più grande di sicuro, perché è questo il modo per far sì che anche nel futuro ci siano le nuove generazioni che possano amare il basket, che possano crescere questo sport e anche che ci siano trentini che magari in futuro possano affermarsi. Quindi, e questo dà anche l'entusiasmo che si respira, dà molta spinta anche a noi, lo sentiamo. È uno sport che permette di stringere grandi amicizie, almeno da quello che ho provato, e poi perché gli consiglierei di divertirsi, di viverlo sempre con passione. A me piace tantissimo Chris Paul, ma ovviamente non posso ispirarmi a lui perché è completamente diverso da me come giocatore. Poi posso dirti Dirk Nowitzki, che anche lui è diverso ovviamente, però rimane un mio idolo. E invece in Eurolega, ecco, posso dire un giocatore a cui potrei ispirarmi e che vedo come modello è Printezis, nel senso che la sua scalata, il suo modo di crescere anno dopo anno e di essere assolutamente un fenomeno, secondo me, è la sua grinta, nei momenti decisivi, mi piace tantissimo come giocatore e lo vedo come fonte di ispirazione. È un paragone pesantissimo e può solo che farmi piacere. Poi lui era molto più alto di me, quindi anche ovviamente Puskar è stato il miglior giocatore in Europa, quindi sarebbe anche bellissimo avvicinarsi. Crepi. Figurati, grazie a te.